contatto, quindi applicazione, rimozione e manutenzione. In particolare vi voglio parlare di un paio di lenti che mi sono state inviate dalla iMed Technology. Vi lascio sotto nell'info box il link del loro sito e della loro pagina Facebook. Le lenti di cui voglio parlarvi sono queste Ador. Vi arrivano a casa in questo scatolino fatto a piramide dorata e dentro ci sono le lenti e un foglietto con tutte le spiegazioni in modo dettagliato sull'utilizzo, cura e manutenzione. La prima volta che usate le lenti, tenetevi a portata di mano a casa un contenitore di questi semplicissimi classici e una soluzione per lenti. Io uso questa che è una soluzione unica, quindi umetta, rimuovo le proteine, pulisce, disinfetta, lubrifica, risciacqua e conserva. L'ho pagata tipo 3,50 € con il portalenti in omaggio. In particolare io ho le Dare Violet, quindi sono viola, sono lenti trimestrali, io le sto provando da circa 2 mesi abbondanti, quindi la loro vita sta ahimè per terminare. E durante questi 2 mesi ho avuto tempo e modo di provarle davvero tanto. Le ho messe per face painting, per trucchi normali portabili, le ho messe per uscire, per guidare. Le ho tenute su a volte anche 12 ore. È capitato di metterle la mattina appena alzata e di toglierle a notte inoltrata. E non ho mai avuto nessun tipo di fastidio, bruciore, lacrimazione, niente. Anzi, addirittura a volte quando le tengo su spesso. Devo andare a controllarmi allo specchio per vedere se ci sono ancora perché io non le sento. Quindi, per quanto mi riguarda, consigliatissime, andrebbero applicate su occhi struccati. Io ora ho solo un po' di mascara, ma sarebbe meglio non avere proprio niente. Come prima cosa, andate a prelevare la lente e la appoggiate su un dito in questo modo. Con l'altra mano andate ad aprire bene e a tendere le palpebre sia inferiori che superiori. Evitate di guardare dritto e andate ad applicare. Una volta che si chiude, anche se non è perfettamente centrata, una volta che voi andate a chiudere l'occhio, la lente automaticamente andrà al suo posto. Se non dovesse succedere, chiudete l'occhio e andate a massaggiare leggermente la palpebra. Se non riuscite al primo colpo, se come tutte le prime volte, se sono le prime volte che applicate delle lenti a contatto, probabilmente avrete paura, timore, fa un po' strano in effetti la prima volta andare a infilare qualcosa nell'occhio. Se non riuscite la prima volta, aspettate un paio d'ore, aspettate un giorno e poi riprovate. È tutta questione di prenderci confidenza, come tutte le cose del resto. Quindi, di nuovo, lente a contatto, aprite. Questo è l'effetto con le lenti. Ora tenete conto che ho due ferretti da 550 watt piantati in faccia, ma vi assicuro che con la luce naturale l'effetto è molto più discreto. Veniamo ora alla rimozione. Sempre mani pulite, aprite con una mano di nuovo bene l'occhio. Con l'altra mano, dito indice o medio, quello che vi viene meglio, andate a trascinare la lente sulla parte bianca, dopodiché con una leggera pressione la togliete, quindi letteralmente andate a chiapparla. Ovviamente utilizzate i polpastrelli e non andate a utilizzare le unghie in questo modo. Altro occhio. Le pulite, le risciacquate per bene e andate a rimetterle nel loro contenitore. Finito, fatemi sapere se avete altri modi, se voi le togliete o se le applicate in modi diversi e vi mando un bacio.